Buongiorno a tutti, benvenuti su Stagiaire. Oggi abbiamo con noi un nuovo ospite, Adriano Girotto della Girotto Brevetti. Quindi Adriano, ci racconti un pochino che cosa fate e come operate, in che settore vi muovete? Allora, Anita, la nostra è un'azienda che si occupa di ricerca e sviluppo e ci occupiamo in particolare di inventare e sviluppare nuovi prodotti che poi vengono iniettati nelle aziende per dare a queste la possibilità di proporre nel mercato prodotti innovativi. È interessantissima questa cosa, quindi ci spieghi un pochino intanto anche magari tipo che formazione hai tu e soprattutto come mai hai iniziato questo tipo di lavoro. Allora, io ho una formazione tecnica, prettamente tecnica, possiamo dire che mi sono formato sul campo, ormai sono tanti anni che lavoro in ambito tecnologico. La mia prima esperienza importante è stata quando ho fondato un'azienda che si occupava di robotica, in sostanza, ho fatto 10 anni in questa azienda dove ho sviluppato macchinari principalmente per l'industria. Poi la cosa mi annoiava un po', così nel 2010 sono uscito da questa società e ho fondato la Girotto Brevetti, che si occupa appunto di invenzioni e di brevetti. Ok, allora io so che voi lavorate con aziende molto importanti, ci racconti un po' qualche collaborazione, magari qualche progetto, se si può dire, di brevetti che avete fatto con queste, insomma, mega multinazionali? Sì, forse l'esempio più importante si può fare con Pirelli, per la quale ho sviluppato diversi brevetti. Uno degli ultimi riguarda, ad esempio, un sistema robotizzato per realizzare degli pneumatici per le auto elettriche. Sai che adesso è scoppiata la tendenza, no, dell'auto elettrica. E io già 5 anni fa stavo lavorando a questo tipo di prodotto in sostanza. Perfetto. E ci racconti un po' anche degli stagisti, perché voi assumete stagisti, lavorate con stagisti italiani, esteri, come funziona con voi? Se appunto lavorate con gli stagisti, avete lavorato anche con stagisti che magari parlano un'altra lingua, che vengano da un altro paese? Io lavoro appunto con dei clienti che sono delle multinazionali. Solitamente le persone che iniziano a collaborare con noi sono persone dedite a seguire i progetti che abbiamo in corso con queste multinazionali. La parola multinazionale ti dice già che tipo di stagista possiamo cercare noi, cioè, non, di sicuro non è una persona che deve avere radici solo nazionali, anzi, poi a volte lavoriamo anche magari con delle platform che si trovano all'estero e di conseguenza queste persone magari vengono allocate anche in queste piattaforme estere e per forza non sono stagisti italiani. Ok, quindi che tipo di skills o che tipo di formazione dovrebbe avere una persona che ti manda un proprio curriculum? Che tipo di quindi figura professionale state cercando, pur sempre stagista, ovviamente? Beh, per quello che facciamo noi sicuramente deve essere una figura con competenze tecniche. E noi poi ci occupiamo di invenzioni, quindi diciamo che è una disciplina che non si studia a scuola, cioè non è che a scuola ti insegnino a diventare un inventore, no? E quindi a creare delle cose nuove, è difficile. È per quello che cerchiamo delle persone molto, molto curiose, dinamiche, no? Deve essere una persona dinamica e una persona con un carattere molto forte, cioè che non si arrende, di fronte alle prime difficoltà, perché, quando fai, dei prodotti completamente nuovi, di difficoltà tecniche ce ne sono tantissime, è inevitabile.
e di conseguenza ci servono persone con una tenacità molto, molto forte. Ok, però diciamo che come competenze immagino che cerchiate principalmente un meccatronico, un ingegneri meccanici, ingegneri materiali, ad esempio. Ok, questo comunque questo tipo diciamo di formazione a livello scolastico. Certo. Tipo di soft skills quindi valutate, mi hai già detto insomma alcune di esse, quindi comunque persone creative, ma cosa valorizzate anche magari le lingue, appunto essendo comunque che lavorate con molte aziende? Sì, l'inglese è fondamentale, proprio perché se questa persona deve dialogare con delle aziende che si trovano all'estero o con dei colleghi che si trovano all'estero, cioè è basilare. E poi, come ti dicevo, devono essere delle persone in grado di lavorare in team, cioè non solitarie, ecco, e con una forte curiosità, con una buona capacità anche di mettersi in discussione. Cosa intendo per questo? Cioè, quando lavori in team, ognuno può presentare la propria idea, ma non si deve innamorare la propria idea. Okay. E degli stagisti che hanno lavorato con voi, c'è una percentuale, o puoi dirci più o meno una percentuale dei ragazzi che poi si sono fermati a lavorare, quindi sono stati anche assunti? Beh, magari non sono stati assunti a volte direttamente da noi, la percentuale è abbastanza alta, perché una volta che tu fai della formazione così specifica e complessa su una persona, a meno che il progetto non vada male, difficilmente poi li lasci andare, cioè cerchi di farli restare, di incentivarli a farli restare in sostanza. E quindi sì, ti dico, solitamente quando uno stagista entra in azienda e inizia a collaborare con noi o con il nostro cliente, resta. Ok, quindi diciamo che una percentuale attorno all'85-90%? Sì, una percentuale alta, sì, attorno all'80%. Ok, i vostri stage sono tutti retribuiti? Sì, assolutamente. La retribuzione è una forma di gratificazione indispensabile, altrimenti, sai, le persone devono anche vivere, no? Se fai fare degli sforzi troppo impegnativi a chi lavora nella tua azienda, alla fine non lo accontenti, insomma, cioè non lo scontenti, anzi. Comunque gli creeresti una forte tensione interna dovuta appunto alla mancanza di reddito, che sicuramente gli crea distrazione, non funziona secondo me. Ok, abbiamo visto sui media, su alcuni media, questo progetto molto importante sulla levitazione magnetica, ci racconti un pochino di cosa si tratta? Sì, allora è un progetto che è partito circa 3 anni fa, nasce dalla costola di un altro progetto importante che stavo sviluppando per Technogym all'epoca, e in quel periodo, come sempre, c'erano dei problemi durante lo sviluppo, e questi problemi hanno fatto nascere un'idea. Quindi da un problema è nata un'idea proprio su un sistema di levitazione magnetica. L'abbiamo prototipato, poi abbiamo fatto alcune dimostrazioni pubbliche, quindi sono stati invitati i giornalisti, e questa innovazione è finita sui giornali. Proprio pochi giorni fa, non so se hai visto i media, abbiamo presentato un ascensore levitazione magnetica, cioè siamo riusciti a portare l'idea in produzione, l'abbiamo democratizzata, resa pubblica per la gente comune. Che meraviglia, quindi quando verrà implementata questo primo lift? Lo stiamo già facendo, il primo lift è già qui da noi, funzionante e certificato, e adesso abbiamo un sacco di richieste e quindi andremo a implementarlo nei palazzi entro fine anno, sicuramente piazzeremo molte macchine in giro.
Ok, bellissimo, bellissimo, super interessante. Ok, quindi se c'è qualche, diciamo, innovatore, qualche persona molto creativa che ha studiato appunto questi tipi di materie molto tecniche e molto innovative appunto e tecnologiche, può mandarti il proprio curriculum? Ci lasci la tua mail? Assolutamente sì, potete mandare i vostri curricula al seguente indirizzo email che è info@girottobrevetti.com. Ok, ultima domanda, fate anche stage da remoto? È un'opzione difficile da attivare, però considerando anche il periodo è quasi obbligatorio, quindi sì, potrebbe essere. Se ad esempio si trovano delle persone con funzioni specifiche, no? Che devono intervenire in una particolare frazione del progetto, è fattibile secondo me. Bene, c'è qualcos'altro, ultima cosa che vuoi dire ai ragazzi e ti piacerebbe raccontargli? Sì, una cosa che secondo me va sottolineata è che la Girotto Brevetti è un'azienda che si occupa non solo di progettazione ma di invenzioni, quindi chi viene qua può dar sfogo alla sua fantasia creativa, no? Siamo un'azienda piuttosto unica qui in Italia, non credo ci siano tante altre realtà come la nostra. Tenete conto ad esempio che uno dei nostri progetti riguarda sistemi di levitazione magnetica. Se andate a fare una ricerca anche su Google vedrete che non abbiamo tanti competitors. Perfetto, ragazzi, spero che questa interview vi sia stata utile. Se volete inviare il curriculum ad Adriano potete farlo, vi lascerò tutti i suoi contatti anche social qui sotto e alla prossima. Grazie e ciao. Ciao.